oggi qua rigorosamente in diretta 7.30 e 30 secondi. Eh, pronti ancora con un'altra puntata a mercoledì mezza eh, settimana, mercoledì 30 marzo, ormai sul limitare del fine mese, siete già in parecchie. Eh, allora intanto iniziamo ad andare a salutare gli amici che ci hanno eh, raggiunti. Allora, al primo posto, come spesso accade in questi ultimi tempi, Paolo Maramao da Savona, che dice: Buongiorno, Valeria Reghi, da Alumiere che non manca mai. Buongiorno Marco e buongiorno a tutti da Alumiere. Al terzo posto, mi pare di aver visto, sì, perché eccolo qua, Enrico Nicolini, che questa mattina si è svegliato nella sua costa azzurra. Come sempre, questi sono i primi tre e, come sempre, non vincono assolutamente nulla, ma questa è una caratteristica. Della trasmissione, benvenuto in diretta. Poi Nicola Leugio, eh, buona giornata a tutti. Allora l'amico Fabio De Zambo, buongiorno Marco, buongiorno amici, come sempre in diretta anche sul gruppo e la pagina della radio su Facebook. Giornata grigia nel golfo del Tigulio. Non ci spoilerare il meteo tanto atteso da Enrico Nicolini. Paolo Maramao, speravamo di vincere qualcosa un giorno? Assolutamente no. Catia eh, Leandri da San Pier Buongiorno Marco e buongiorno a tutti voi. Rinnovo e eh, adesso poi ci sentiamo. Vado a firmare il libercolo proprio eh, da lei sulle alture, no, insomma, dire, nella parte alta di eh, San Pier dove lei ha la sua attività eh, commerciale. Vedo già e eh, confermo la sua eh, presenza. Il nostro ospite, ospite, è graditissimo. Chiaramente ci vuole un un paio di, eh, di minuti prima di eh, presentarvelo eh, state quindi eh, molto 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 calmi andiamo allora intanto grazie grazie per essere in molti come sempre mh, come sempre appassionati oggi avremo l'ospite poi ci sono anche alcuni collegamenti intanto andiamo a recuperare la sigla perché ce l'avevamo dimenticata da qualche parte ma la vediamo la vediamo di recuperarla e eh, partiamo ovviamente con la eh, sigla, come si conviene ad una trasmissione che dovrebbe essere. Saluto, eh, ufficio Parodi normale. Santorcese Vi invita a seguire. Benvenuto in diretta. Buongiorno e ben ritrovati a benvenuto in diretta. Quattro chiacchiere in libertà con chi ci segue da casa. Come state? Ben svegliati? Ma adesso seguiamo la trasmissione. Vi volevo dire che anche io mi diverto a vedere benvenuti in diretta. Ula è proprio simpatico e fa famui da urie. E eh vabbè, allora, dai, allora andiamo, io vado subito a recuperare l'ospite. Di oggi un amico, eh, oltre che eh, lo vedrete, ehm, voglio dire un grande eh, competente, con lui eh, potremo parlare davvero di tante cose intorno al cibo. Allora lo vado come si suol dire a sdoganare, lo invito ad aggiungere eh, l'audio perché voglio presentarlo nella sua magnificenza. Eccolo qua, bravo, bravo, bravo. Come si vede? Eh no, è Giorgio Pestrini, <ride> accademico della cucina, con tanto di cuffie tipo Topolino. Però eh, <ride> voglio dire, buongiorno Giorgio, buongiorno. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Allora, intanto grazie perché eh, vuol dire, spesso e volentieri fai le tue capate, le tue incursioni, le tue capatine, le tue incursioni in trasmissione a raccontarci, a raccontare delle cose. Oggi, invece, eh, ti, abbiamo, ti abbiamo qui con noi. Allora, io ti presento così, eh. Giorgio Minestrini, accademico della cucina. Per lui, le stelle Michelin non hanno segreti. Eh. No, dai, insomma. L'hai no, detto, no. l'hai detto. Dai, Intanto, so, ti ringrazio ma... dell'invito. No, e... vai, vai. vai. È... è strano essere qui dall'altra parte dello schermo, nell'altra metà, perché di solito ho il mio telefono in mano dalle varie stanze di casa dove riesco a rifugiarmi per guardare la trasmissione a scrivere, oh. ma oggi. Non vogliamo sapere quali, e eh no, alla mattina, no? La mattina. Sapere quali, alla mattina, vabbè. Insomma, no, no. Tanto grazie per essere, per essere con noi, tanto è arrivata anche Nicoletta Mazza. Buongiorno, Marco, buongiorno a tutti. Enrico Nicolini. Costa Azzurra Nuvolosa, oggi spero nel tuo meteo solare, no? E tu speri in qualche cos'altro quando. C'è il meteo, caro Enrico Nicolini. Però adesso vedremo che tempo ci diranno le nostre eh, amiche. Si affacciano alla finestra e, come sempre, ci danno le eh, risultanze. Dicevo Giorgio Minestrini, accademico della cucina. Poi spesso ci capita di eh, raccontare eh, raccontare appunto attraverso le tue, i tuoi post i tuoi servizi, devo dire anche se sei un collaboratore di Zenatoa quindi insomma con le tue recensioni eh, ma più che recensioni chiamerei davvero con autentici reportage di eh, vari ristoranti ovviamente ma devo dire che tu insomma sei specializzato negli stellati italiani allora partiamo da questo eh, dire, a volo d'uccello stellati Liguri ovviamente, ma non ti fai mai mancare, anzi devo dire che oggettivamente ti esprimi eh, di più eh, sugli stellati delle altre regioni. Tanto prendi parte e ci dai veramente queste, eh, queste gioie, da eh, Bottura a, agli altri lidi importanti e così ce li racconti. Eh sì, diciamo che io ho preso la regola della, della guida Michelin. <ride> Come se vale il viaggio allora, allora ci sta e allora spesso capita e capiterà anche eviterà giornati e prenda proprio la macchina e, e vada anche diverse ore di guida per raggiungere un posto piuttosto che un altro in Italia siamo molto fortunati da questo punto di vista vuoi perché le varie cucine regionali italiane offrono un panorama gastronomico non, non posso dire infinito, ma, ma pressoché tale, e la michelin ha un occhio importante verso l'Italia. Un occhio importante verso l'Italia, verso la nostra vicina Francia. Lo sta allargando molto di più all'estero, anche se è un, po', mh, è un po', è un po' meno, meno prodiga di riconoscimenti all'estero. Ce ne tanti, eh? non, non voglio dire che non ce ne sia. Perché, ad esempio, i tristellati sono 120. 120 o 121 nel mondo, in Italia ne abbiamo 11, in Francia ce ne ah, sono 37 e eh. via dicendo, e poi gli altri sparsi conta quello. anche le dimensioni: eh, insomma, conta dire. anche le dimensioni non e non lo stile uh... proprio della, della città in cui si va. Tipo ad Hong Kong è più facile trovare tristellati che monostellati, ma vuoi per, perché chiamano anche investimenti diversi. Ma questa è un'altra storia. Allora, Salutiamo, sai come funziona? No? Tanto con il tempo di oh, yes. chiacchierare. allora dunque salutiamo un po' di amici. Confermo. Confermo che vedo già in bassa frequenza un altro amico che ti farà piacere eh, vedere, sapere di avere qui con noi, con un suo collegamento molto pasquale. Va bene, allora, intanto, saluto Le cronache della bellezza, ciao, che poi è la mia grandissima amica Oriana Mariotti, che ha questo bellissimo eh, blog, le cronache della bellezza, non sono le mie cronache, ma ben altre. Antonio Spaccavento, <ride> grande, <ride> grande, grande Giorgio Minestrini, molto aulico, Spaccavento da Molfetta, Enrico Nicolini, è molto piacevole vedere un accademico così giovane, bravo, ma bisogna un po', no? Giorgio, sfatare questo mito, voglio dire, eh, l'Accademia è un'Accademia importante che ha vari apporti e quindi anche L'infa giovanile, o sbaglio, so, l'Accademia eh. Italiana della Cucina, come, come, come istituzione, mh, diciamo che non ha un'età media proprio bassa, è nata nel 1959. Tanti membri sono ancora, fanno ancora parte, diciamo, della prima, <coughs> scusate, della prima ondata. Negli ultimi tempi eh, stanno arrivando tantissimi giovani, io ringrazio Enrico Licolini per avermi definito tale, ma si vede qua... Non lo è, non lo è, non lo è! <ride> Cappello un po' bianco, sono meno giovani di quello che sono. Ma comunque si va... Si va un, e soprattutto un la delegazione di in cui, cui faccio parte, quella di Genova, ha tantissimi, tantissimi giovani, a partire dal delegato che l'avvocato Macri che ha qualche anno meno di me e poi tanti 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 altri colleghi sono allora, dunque mentre Giovani. ti schiarisci la voce mentre ti schiarisci la voce allora eh, dico allora il nostro ospite di stare pronto con la sua performance Emanuele Revello dice ho già fame e poi saluto ovviamente vabbè eh, Lucia Baronti buongiorno è arrivato Riccardo Collo, tu sai che quando arriva Riccardo Collo dobbiamo suonare il campanellino. Buona giornata a tutti, ciao Giorgio. Allora, eh, adesso ti faccio vedere chi c'è, chi ci ha raggiunti, eh. Eh, è sempre un piacere averlo eh, con noi, eccolo qua in tutta la sua bellezza e tutto il suo splendore. Insomma, ti va per dire eh. Fortunato Don Collo di Marco. Ciao, intanto, Fortu, eccolo qua, va bene. Ciao ragazzi, ecco. buongiorno. C'ho ancora senti, un po' la voce. Senti, Ecco, no, 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 scusate, ma sentite che voce fascinosa, potrebbe fare il doppiatore <ride> <no>? soprattutto. <ride> ben ritrovato, Forto. Ciao, innanzitutto grazie per essere, grazie per essere con noi. Vedi che c'è anche Giorgio. Insomma. Ah, guarda ti mando subito gli auguri se li aveva già preparati non lo so eh, Emanuele Revello era, era sul pezzo cioè, l'ho appena presentato eh, non <ride> buongiorno vabbè c'è il sorrisino vabbè, Emanuele grande protagonista tornerà ad esserlo eh, l'agricuoco con le sue girette allora fortunato io ti saluto ti ringrazio per il tempo che ci stai dedicando perché so che insomma voglio dire di cosa ne hai da fare ma non manchi davvero mai come va? E voi sta arrivando la Pasqua, eh? non te lo dimenticare. Eh? Dai! Ah, vai, come potrei? Vai. Allora, ma innanzitutto buongiorno, ne approfitto anche per salutare Giorgio. Ciao Giorgione, come stai? È un, è un, po, di tempo che, è un po' di tempo che ci, ci diamo degli appuntamenti mancati, ma prima o poi ci, ci incrociamo, ma poi non ci riusciamo. <ride> Aspetta che saluto due o tre, guarda, saluto Edoardo Degliorio, buongiorno Marco e i tuoi ospiti, grande maratonetta, probabilmente avevo già fatto 40 km stamattina prima di passarci a trovare. Sono arrivati tutti adesso, scusate ragazzi, ma io sapete che voglio sempre salutare. Stefano Albenga, buongiorno a tutti, insomma lì sarà già lì che degusta alle sette e mezza di mattina. Enrico Vinelli, Osteria Ducale, ciao Enrico, buona giornata anche a te, Valeria Reghi da Luniere, buongiorno ai tuoi ospiti, vedi che vi vogliono bene. Eh? Anna Maria Guerrina, buongiorno. Dai, allora, Fortu, eh? vieni, ci mettiamo anche in presentazione. Eccolo qua, eccolo qua, fortunato, no? Ci parla del suo uovo, poi so, magari se ci dai qualche accenno, perché insomma, so che si prepara si prepara la pasta, Ma... eh, allora, de detta così, detta Vai. così. Detta così si può pensare male Marco. No, assolutamente, no, voglio dire, i titoli devono sempre essere, i titoli li faccio io, quindi non possono essere da persone normali. Eh? Dai, dai, vai, vai. Assolutamente, ma allora, cosa, cosa ormai, ormai con te abbiamo un appuntamento fisso eh, a Natale, a Pasqua, per parlare un po' delle sì. nostre, delle eh, nostre specialità. Sono... E quindi di questo ti ringrazio per essermi... Anzi, per essere sempre ospite gradito nei, nei, nei tuoi, no, nelle tue scorribande no, gastronomiche, no. no? Perché bisogna farle conoscere queste bellezze, no? queste, queste, queste bontà, ma anche bellezze in questo momento. Ti, ti ringrazio, sono perle, sono perle. <ride> Sentite, cosa avete ragazzi. scusate cosa avete fatto Antonio Spaccavento che dice che ospiti meravigliosi complimenti vabbè insomma io abbiamo, ragazzi... abbiamo pagato Antonio Ma no. abbiamo vabbè, andiamo va, ah, ecco. vai vai forte Ma, vai. allora Marco ne, ne approfitto un po' per, per parlare di, un, certo era, era, già, era già una proposta dell'anno scorso che quest'anno certo. sostanzialmente abbiamo voluto eh, confermare, migliorare in alcuni aspetti eh, che nasce un po' dalla voglia di volersi anche differenziare un po' dal mercato. Eh, L'anno scorso siamo usciti un po' con quello che abbiamo definito l'uovo di colomba: eh, nel senso che eh, sostanzialmente abbiamo. Voluto... Ma esatto. te lo prendi con i miei titoli, scusa. Exatto, te lo prendi con i miei titoli. Voglio dire, abbiamo, abbiamo un po'. Folie. Assolutamente sì. sì, abbiamo un po' voluto. E trasformare un po' quella che è, è un po' anche la tradizione. <coughs> non ti Scusate, commuovere, parlando del tuo uomo, non ti commuovere. <coughs> quella che è la, tra la, la tradizione della Colomba Pasquale in una veste completamente diversa. E quindi abbiamo sostanzialmente dato vita a un uovo che ha l'impasto della Colomba, quindi sostanzialmente un lievitato è fatto unicamente con materie prime siciliane perché sapete che ah, è, ormai da, da un paio d'anni ci siamo specializzati oh, eh, nei, nei prodotti tipici siciliani quindi il nostro è una sorta di quello che proponiamo a Genova una sorta di chilometro zero a, a 1200 chilometri come lo dico io nel senso che lavoriamo con quell'obiettivo lì cioè, ah, certo. cioè eh, riuscire a proporre al nord quello che eh, giù in Sicilia è un po' eh, un chilometro zero, mettiamola così. Quindi abbiamo creato questo eh, uovo, eh, ma è sostanzialmente un lievitato, eh, è un prodotto fatto a mano, eh, i gusti, eh, ovviamente è immancabile il nostro gusto al pistacchio. Classico che è esatto. Che ti devo dire quest'anno? Quest no, no, prego. Perché l'accademico deve dire qualcosa, oh, no? Non dire, può mancare me. il tuo pistacchio, eh, no? No, infatti, no, ti, ti ringrazio. Giorgio, ti ringrazio. <ride> quest'anno, tre novità particolari: una, eh, anzi, due al pistacchio, ovviamente. Okay, Uno okay. che è la, do la doppia farcitura. Quindi, sostanzialmente, abbiamo creato una, eh, una colomba a forma di uovo, quindi un uovo di colomba Guarda, con doppia... l'espressione di Giorgio, tutto, a dire, <ride> vai, vai. Con, con doppia eh, porzione di pistacchio all'interno. Come sapete, i nostri, le nostre proposte sono già farcite. Eh, questo è stato, abbiamo un po' eh, cercato di seguire quelle che erano le esigenze dei nostri clienti e eh, molti clienti, nonostante all'interno poi dei nostri prodotti ci fosse 200 grammi di crema, vi posso assicurare che su eh, 800. <ride> cioè no, non, è, non è poco. Sì, continuavano infatti, a dirci guarda, no ne di vogliamo più. di più ne vogliamo no vabbè ma calmata, ragazzi. <ride> però comunque l'agrifuogo è vero si porta avanti infatti non può mancare quando me lo porti io faccio solo da no io è eh, un di, di servizio approfitto per salutare anche eh, Alessandro Cananzi, macellaio in San Pier E quindi dicevi: Fortu, una bella farcitura di quelle belle toste. Insomma. Assolutamente sì. Poi ne abbiamo fatto eh, un'altra farcita al pistacchio, ma con una glassa di cioccolato fondente sopra e i pistacchi siciliani interi. Eh, quindi c'è anche questo, un po questo, mix tra eh, un po' il cioccolato che rimane, che spezza un po' la dolcezza del pistacchio. Eh, perché oggettivamente ma mangiarsi un bella fetta di colomba con, eh, con 100 grammi di crema non è proprio È fantastico, eh, minestrini è, è fantastico. disponibile comunque. <ride> è Se vuoi tentare un'avventura, minestrini eh, e, po e poi. Invece per, eh, possiamo definirle così, per le persone un po' meno golose, visto che poi... Per i normali! Esatto! No. Ho, ho per le, abbiamo, abbiamo fatto il ve, la vera novità di quest'anno che è albicocca e cioccolato, quindi un impasto Vabbè. fatto con le albicocche Vabbè. candite, è veramente profumatissimo, è pazzesco, pazzesco. Giorgio, questa non puoi non assaggiarla. No, no, arriva, Guarda, arriva, arriva, quando arriva. finisce la trasmissione io so dove andare. Io voglio a si scofano a nuovo. Fortu, poi ti lascio andare. Eh, ci hai detto tutto veramente. Eh, io ogni volta... Tu parli di chilometro zero, invece poi fai sempre tanti chilometri perché ogni volta che ti incontro eh, mi dici, sai, abbiamo aperto qua, forse apriremo là. C'è Qualche novità, o ti sei un attimo fermato? Poi, dopo la Pasqua, riparti. No, no dove, ma, siamo dove siamo allora, rimasti? Allora, abbiamo semplicemente sì, abbiamo, abbiamo prossime alle aperture. Sostanzialmente, replicheremo il temporary store a Chiavari in, in okay. Caruggio, come dicono i Liguri, e in via Martini della Liberazione temporaneamente fino a Pasqua perché poi dalla settimana dopo Pasqua finiamo gli allestimenti e saremo eh, in sede fissa anche a Chiavari in via Martiri della Liberazione 59, eh, dove replicheremo il format di Genova, quindi colazione, pranzo, pasticceria, bistrò, quindi ci sarà la possibilità di pranzare o di cenare la sera, e una nuova eh, novità eh, che proporremo a Chiavari sarà una sorta di bottega gastronomica, quindi un angolo dove ci sarà proprio un banco della gastronomia un po' vecchio stile, dove ci sarà, ci sarà la possibilità di comprare eh, i salumi, i formaggi, quindi dal ragusano DOP al pecorino quello vero, eh, dalle olive cunzate, quindi dalle olive dell'Etna condite, eh, ci sarà un po' di tutto. C'è tutto, c'è tutto. Assolutamente sì. <ride> e poi successivamente dopo nel mese di maggio... Ah. Eh, apriremo anche a Cogoleto, eh, anche lì un, una, una chicca eh, perché rimane in Carrugio eh, Ma c'è un giardino interno in una corte molto, 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 molto interessante. E me lo immagino perché no, sulle location no, no, sbagliate pochi colpi, davvero, anzi, non sbagliate mai. Sulle location poi devo dire che avete un, hai un particolare naso. Se, Io se, ti ringrazio. Questa la mia città che è varato eh, vedi costruire ecco, conna ecco. ecco, no, quindi sì. ti sei messo sulla sì, strada di ti mando mamma e papà no? Bravo Giorgio grazie Allora Giorgio salutiamo fortunato lo ringraziamo per essere stato con noi, per averci fatto venire una fame, <ride> voglio dire, incredibile. Quindi tu sai che poi arriviamo lì. Eh? Ti saluta anche Paola Fedele. Intanto vedevo questa domanda appunto per Enrico Nicolini prima di salutare. Volevo chiedere a Giorgio appunto sul lievitato di fortunato pasta brioche, sulla diatriba che l'ha inventata tra italiani o francesi. La pasta brioche, Giorgio Minestrini, salutiamo. Allora Paola Fedele invece. Buongiorno a tutti e ai graditissimi ospiti. Sì, voglio dire, se ti viene a parlare di sta roba qua, Fortunato, altro che gradito. Vabbè. A quest'ora. Io ti saluto, Forto, aspetta, vediamo un attimo. Riccardo, il ragusano, mi raccomando, non salato come quelli che arrivano di solito. Collu, vai da Fortunato, ti, ti scopri di sta roba ti aspetto, e, poi, ti aspetto, e, poi, e poi parli. Ecco. Collu, hai capito? Vai da... Da Fortu e, e ve la vedete sul campo, sta roba qua. Io ti saluto, Fortunato. Grazie, grazie per essere stato con noi. Eh, grazie a voi. Vuoi. Eh, questa sai che è la tua casa, eh ok? Mi aspetto, aspetto alle altre duemila che hai in giro con <ride> tutti i punti. Va bene? Dai, grazie, va mille, ciao. ragazzi, ci aspetto, allora, alla prossima, faccia... ciao ciao. Grazie, ciao. grazie, Fortunato eh, Di Marco. Lo eh, salutiamo, lo salutiamo come si conviene. Io do già menzione, lo vedo tra poco. Avremo un altro ospite, però confermo che lì sta lì. Si segue la trasmissione dallo studio 100. Giorgio, allora, sai cosa facciamo adesso? Ci vediamo insieme. Una, un servizio eh, e poi torniamo in studio e eh, vediamo appunto che cosa voleva sapere Enrico Nicolini che ci, ci chiedeva appunto eh, di Apriva chi l'ha inventato tra italiani e i tre anni francesi eh, la pasta brioche, e eh, la, la maternità, la maternità. Se vuoi, insomma, vedi tu, eh? la genitorialità. Allora, la genitorialità, dai, così perlomeno siamo politica ricorrette. Allora, ascolta, ci vediamo questa intervista. Un'intervista che abbiamo eh, realizzato, perché non poteva essere per impegni, eh, qui con noi in studio, con eh, l'avvocato eh, Riccardo Mascia, che è diventato da poco presidente della commissione consiliare al comune di Genova per le decole le denominazioni comunali. A noi pareva, e poi lo vedrete nell'intervista, un argomento estremamente interessante, perché soprattutto si parla di tutela dei nostri prodotti, tanto per essere espliciti dal pesto ai friche ai quaresimali come dirà però ci vediamo un'intervista così perlomeno non ve la devo raccontare io e vado eh? spieghiamo un po' a tutti che cosa sono le deco tanto per iniziare eh? Allora, il DECO è un marchio, che, eh, un marchio a denominazione comunale che attesta che i prodotti eh, eh, che, vengono, che ottengono questo marchio sono 100% made in Genova. Quindi, attesta che questi prodotti sono fatti con eh, diciamo, materie prime e sono fatti con procedure e metodi che appartengono alla, eh, alla genovisità. Ecco, facciamo ad esempio: io dico: non so, il dico il pesto, i frichet. No, ora tanto per rimanere. Eh sì, Dici i il pesto, panzotti, dici, no? dici eh. la salsa di noci, dici appunto i panzotti, dici la prescinseur, il capo magro. Eh, me ne vengono in mente tanti, ma di quelle un po' più particolari più particolari, le violette candite, il pan dolce, i quaresimali, visto che stiamo per avvicinarci, diciamo. Alla, alla quaresima, poi la torta pasqualina, la focaccia, i gobeletti. Ecco perché è importante, però, eh, come dire, eh, dare questo impulso alle denominazioni eh, comunali? Dove perché, stavo, noi abbiamo perché dei tesori, eh, Marco. Abbiamo dei tesori, lo sai meglio di me perché è la tua materia. Abbiamo dei tesori in casa e non li abbiamo mai valorizzati come avremmo dovuto fare. Chi ne ha molti meno e, devo dire la verità, anche molto meno pregiati, li ha saputi spendere anche nel marketing molto territoriale, bene. che poi è l'obiettivo, diciamo, eh, nascosto, tra virgolette, di queste <ride> iniziative, e nel marketing territoriale è saputo spenderseli in maniera molto più... Eh, efficace. Il professor Vigilio Pronzati, che è stato uno dei eh, principali, ah, diciamo, eh, impulsi che ho ricevuto insieme al capogruppo Muzio, eh, il nostro capogruppo di Forza Italia in Regione. Il professor Pronzati è e quando apre bocca e inizia a spiegare eh, il, lo, il, lo il, tutti io. questi prodotti, le origini e quant'altro, ti fa rimanere lui a bocca aperta perché, eh, non solo perché ti viene la collina in bocca, <ride> ma anche perché, anche perché comunque sia ti racconta dei retroscena. Che in, intorno a un piatto ti raccolgono tutta la storia di Genova e di intere generazioni, comunque di, inter, di famiglie genovesi, di, 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 di periodi storici. La commissione, eh, dal punto di vista pratico, che poi è quello che insomma interessa la politica amministrativa, eh, cosa farà? Come si occuperà di questa importante tutela? Allora, la commissione di cui il sindaco Bucci mi ha nominato come presidente, presidente devo dire che è stato un riconoscimento importante. che prende non come, solo come eh, a livello personale, ma anche politico come capogruppo di Forza Italia, perché è stato eh però scusa certo... se ti interrompo, ma tu sì. vuoi dire su questa tematica eri già piuttosto sensibile? Mi pare già in epoche eh beh, tra, io, non sospetto, quindi, non so, mi sembra un, che chi mi guarda finale, dal video. No, eh? Non mi sembra che chi mi guarda dal video <ride> mi veda particolarmente, diciamo, patito. Quello, e quindi, so. essendo abbastanza in carne, si vede che mi piace anche uh. la buona cucina e quella gelovese in, in prima Cosa battuta. ti piace di più? Cosa ti piace di più? La cosa che tutto, ti piace tutto, di più da veramente tutto. A parte, allora, a parte le fave... Io sono ah, okay. allergico alle no, 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 fave, esatto. non posso ah, mangiarle, vabbè. ma poi ti assicuro che non mi faccio problemi su nulla. Su... <ride> e allora quindi cosa farà in concreto questa? E quindi dicevo, questa commissione ha il compito di vagliare: che è composta non solo da me, come presidente e delegato del sindaco Bucci, ma anche da cinque esperti espressi dalle categorie eh, dei commercianti, degli artigiani e eh, degli agricoltori, eh, eh, categorie che sono rappresentate all'interno appunto della Camera di Commercio. E anche degli esperti, e oltre che un altro rappresentante del Consiglio Comunale l'assessore competente in materia, i quali hanno il compito di variare proprio l'attribuzione, quindi le richieste che ci sono è da parte di chi è interessato ad avere questo riconoscimento e avagliare anche sulla base di quelle che sono le modalità di produzione, perché attenzione. Il, ehm, il dato importante di questi prodotti non è solo il prodotto in sé, non è io faccio il pesto, me lo riconoscete, mi date il marchio, no, è anche la modalità con cui viene prodotto, che deve essere una modalità artigianale, ci saranno appunto delle eh, domande, ci saranno le allegazioni, ci saranno eh, la spiegazione di quello che viene utilizzato in termini di materia prima ma anche nella ricetta ma anche la modalità in cui viene effettuato ehm, il, il, la, la produzione ah, allora, sì. e di conseguenza si arriverà al riconoscimento e all'attribuzione di questo marchio a denominazione comunale, devo dire che è una cosa interessante: non sono solo prodotti, ma anche le fiere, ad esempio, possono ambire. Ti ringrazio. Ma torni, però, torni a raccontare. Io torno tutte le volte. Ecco, lo sai ma che ma tutte le volte mangi, che mi chiami, sì, io ci sono. No, se, poi mi, 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 se poi mi inviti ad uno dei tuoi pasti luculliani che ormai <ride> diciamo fanno parlare va bene, va bene. di te nel bene e nel male, tutta Genova. A questo punto, sarei. <ride> Ancora più contento. Eccoci qua, Giorgio. Allora, hai visto? Pronti. Saluto intanto allora, saluto intanto che è passato a salutarci, giusto appunto, Andrea Rivellini. Ciao Andrea, un saluto a Mario, un abbraccio a Marco. Poi Paola Fedele dice giusto valorizzare è ciò che appartiene al nostro territorio, uh, Andrea Falzone, il Basanotto e poi il Barzotto. Lo diamo qui in anteprima. Assoluta, ma lo andremo a presentare nei prossimi eh, giorni. Luigi Manzo invece ci dice buongiorno. Allora, torniamo alla domanda di Enrico Nicolini, poi state pronti perché c'è un altro ospite che sta per eh, arrivare nello studio 20, mettiamola così. Allora, vai Giorgio. Allora, dritto al punto, per rispondere alla domanda di Enrico, sono i francesi. Però c'è un po' di confusione sull'argomento perché c'è cioè, la parola croissant, la parola cornetto la parola brioche e spesso si fa confusione e si intende la stessa cosa. In realtà sono tre preparazioni diverse. Quella che è un po' più eh, italiana, anche perché in questo caso bisognerebbe chiamare 14 collegi di notai per definire effettivamente no, ecco, dove la do ricetta sarà, tenace, ma è, è difficile comunque il croissant è francese poi diventa cornetto in Italia, dove in Italia uova e quant'altro siamo bravissimi, ma la brioche è proprio per la domanda di Enrico, la pasta brioche, il lievitato brioche e lì su quella ci possiamo parlare giorni per quanto riguarda la forma è tipicamente francese. Ci può essere un piccolo una piccola diatriba tra Francia e Austria su quello però Purtroppo non siamo qui. C'è da dire che oh, oh, ma i, tanto, i più bravi del mondo francese, sono anche quindi, quelli che prendono oh, una cosa oh, da una oh, parte e sì, la fanno loro, come ha fatto finora. ci mancherebbe. Ecco, va bene. Adesso se cacciano dall'Accademia Italiana della Cucina. No, assolutamente. Detto, allora, <ride> tanto salutiamo Sina Borrello stamattina, fa fatto è rientrata, rientrata adesso. Buongiorno a tutti. Adesso io vi voglio eh, una, saper cogliere le notizie. Adesso faccio un po' di. Come si so può dire di, di prologo, però saper so cogliere le notizie è come dire un, una bella tematica per chi fa informazione. Allora. A noi, a me è piaciuta molto questo tipo di notizie che adesso vi andremo poi a raccontare con il nostro ospite perché riguarda non soltanto, dato che non ci occupiamo soltanto di eh, ristorazione di enogastronomia, ma anche di accoglienza. Quindi insomma, quando si trova qualche hotel un po' strano, in posti strani o in ubicazioni eh, strane, eh, ci piace raccontarla. Allora io eh, lo aggiungo e, e intanto lo saluto. Eccolo buongiorno. qua. buongiorno Buongiorno, e lo presentiamo e lo presentiamo come si conviene. Eccolo qua, lo facciamo anche con Un nuovo amico di della nostra trasmissione è Federico Delfino che ci racconta la storia di un hotel di, perdona buonanotte, posso fa, di un aereo diventato hotel. Hai capito, Giorgio? Nelle tue peregrinazioni ti è capitato di andare in qualche hotel? Cioè, voglio dire, non so, tipo quando vai volato tantissimo. Tu puoi permettere... tantissimo l'aereo, ecco, ma in volo. Ecco, <ride> <ride> ecco, bene. va bene. Allora, adesso facciamo vedere anche, mettiamo, voglio dire... Ce l'abbiamo. Eh, eccolo qua, sì, 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 sì eccolo qua, l'aereo, hotel <ride> più basso del mondo di Federico eh, Doc. Ringraziamo anche eh, l'amico e collega Gio eh, Barbera per, per le belle iniziative di Aria Media Press. Vai Federico, racconta... Allora, un cosa po'. è successo? So, sì, ah, vai. Allora, beh. A me piace girare un po', sono un po' un osservatore, uno scopritore, mi piace viaggiare. E cosa mi è successo? Mi è successo che, verso la seconda settimana di marzo, perché aveva aperto da poco, mi sono trovato per lavoro vicino Bergamo, a Brembate di Sopra, che è un piccolo comune. E qui cosa ho scoperto? Ho scoperto, per mia grande curiosità, che c'era un aereo abbandonato che apparteneva alle poste francesi, un Folker che è stato trasformato in un hotel ed è stata una roba fighissima, perché io che sono curioso ho chiesto, anche se effettivamente ve lo posso dire, non ci ho dormito alla prova, perché costa molto, costa quasi 500 euro, ma li vale tutti. Ho eh, fatto dove, bro, da genovese bro, però ho chiesto... No, ho certo che si giocherebbe, <ride> mi giocherebbe. fa, no, perché io voglio essere sincero, il giornalismo è verità, mi fa dare un po' un'occhiata e i signori, giustamente disponibilissimi mi hanno vabbè, fatto fare vabbè. un giro per questo hotel mi hanno fatto scattare queste foto e ho scritto questa cosa ed è una roba molto bella perché mi hanno spiegato che sono i propri primi in Italia nel senso che questa cosa nel mondo è già stata fatta ce n'è una in America un paio in Argentina sì, sì. però è una cosa che in Italia è la prima perché effettivamente non mi è mai capitato di, né di dormire in un aereo a terra senza che partisse, e tantomeno di insomma, di Mine, vedere Mine visitare questo hotel. Mine Fede ci ha detto invece dorme in volo, avvendo i suoi numerosi ah, trasferimenti Esatto, que quello eh. sì. Vabbè, Però quello è stata lì una sì. cosa molto bella, sia dal punto di vista del design, perché lo ha, sono riintervenuti un po' modificandolo, trasformandolo appunto in camera. Perché ci sono due matrimoniali e du un, ah, un letto a castello sì. che ospita due persone. Questa suite lunghissima che è lunga 30 metri, quindi c'è l'esperienza di dormire in, in un hotel da ma, terra. Ecco, allora tanto vogliamo ricordare per chi volesse poi andarsi a leggere, noi l'abbiamo fatto vedere così, insomma, voglio dire a video. Ma chi volesse andarsi un po' a leggere bene l'articolo dove lo può eh, trovare? Dove si può trovare questo articolo? Beh, su, su Aria Media Press che è un giornale online con cui. Ringrazio con cui sto collaborando con Gio Barbera che mi ha dato questa ah, beh, opportunità sì. di scrivere un po' questo. Io sono un curioso di scrivere un po' di articoli. E quindi, diciamo, su Ariamedra Press guardate tutti gli articoli, specialmente il mio, che si intitola proprio Per citare un film degli anni 90 che mi piaceva un sacco, era l'aereo più pazzo del mondo, quindi effettivamente l'hotel più eh, pazzo beh. del mondo. Un grande, un grande. Io ti ringrazio, ringrazio anche l'amica collega direttore Gio Barbera col quale ci, ci lega voglio dire una uh, quarantennale amicizia ecco eh, sì più o meno e, e quindi io ti ringrazio tornerai con noi magari quando appena certo hai, quando qualche vuoi notizia, qualche ristora certo. ristorante pazzo non so, devo solo cercare minestrini. delle notizie ora perché con quell'articolo lì è stato ho fatto il botto eh, ora devo scriverne altri eh, non so veramente è bravo e eh, sì, no, no dritta, eh, dammela perché E eh, no. eh, buonanotte guarda non so eh, più la eh, prossima eh, settimana, che... settimana cosa scrivere una mezza idea è venuta però ci devo lavorare quando uno Scrive gli articoli molto molto letti, poi c'è la necessità di, di replicare, quindi quello inizia, inizia il bello, caro mio. Dai, io ti ringrazio, eh, davvero, ringrazio davvero tanto, Federico. Grazie, grazie e, mille. e torno a trovarci. Va bene grazie. quando grazie. volete, grazie, grazie. Giornata, giornata. Grazie a tutti, grazie allora, di avermi invitato. ciao Grazie anche a Federico Delfino, grazie, ovviamente all'amico Gio Barbara, direttore di Area Media Press, che insomma ci ha dato la possibilità. Allora, se ti dico bottura. Se eh. mi dici bottura ti racconto eh, una storia eh, brevissima. Vai, vai, no, 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 Essendo un tempio del gusto, io prenoto eh, volendo prenotare da qui a un anno. Era novembre. Perfetto, prenoto per un lunedì perché io vado rigorosamente a pranzo e se posso da solo. Niente, mi faccio tutte le mie cose. Poi a un certo punto, domenica sera. Lunedì dell'anno dopo, eh, metti 8 novembre 2023. Domenica eh, eh. sera mi telefona, modena e mi dice allora Ministeri, l'aspettiamo domani e io cado dal pere e dico no ma io fra un fra un anno dall'altra parte del telefono scoppia una risata generale mi dice no noi l'aspettiamo per domani a mezzogiorno, allora mi giro dico a mia moglie Francesca cosa facciamo? E lei andiamo, andiamo. <ride> no, e siamo no. andati e comunque per rispondere alla domanda un po' più vai, culinariamente vai. parlando Scusate, sto facendo venire Anzi, mal di mare no, a tutti. No, no, no. Vai, vai. Allora, eh, la cucina di Bottura, la cucina che serve in questo menu che si chiama With a Little Help from My Friends, lui praticamente prende. È una vecchia canti, canzone, ricordiamo. Eh, perché non so vecchia vabbè, ma Bottura, bottura, niente, bottura la Cook musica, insomma, voglio dire, ecco. eh, Bottura e la musica non si disgiungono mai, si vede anche proprio nel suo metodo di, di, di cucinare. Che succede Ha questo, questa, questo menù molto ricco, un degustazione con 15-16 portate, tutti i piatti, qualcuno anche suo, ma di tanti altri chef famosi, blasonati ma anche meno, cioè tutte, tutte comunque influenze culinarie che lo hanno segnato in maniera positiva, tutte servite nel modo esattamente che non ti aspetti ad Esempio, c'è scritto carbonara, tu ti aspetti qualcosa? Arriva tutt'altro. Ti aspetti un, um, un filetto? Arriva tutt'altro. La cucina di bottura, dicevo, di questo menù è estremamente mentale. Io sono abbastanza abituato a mangiare quel tipo di, di cucina lì e devo dire che per due giorni dopo l'aver imprensato da lui il cervello non ha smesso, smesso, non è smesso fuori di pensare di testa, è, fuori di è, testa. Mia, mia è bello perché anche no, se tu non vuoi busti, ti cioè. costringe a pensare a un totale un altro modo di, di approcciare alla cucina, è come se io ti dicessi Marco pensa ad un quadrato e ti mostro questo tu ecco, dici non c'entra niente però perché però perché, però perché? poi ti dai una risposta tu che non è quella né giusta né sbagliata ma è la tua come i gusti no no allora no, stai lì eh. tu non te la na perché adesso vi eh... Niente, vi ricordiamo un attimino quelle che sono le nostre collaborazioni. Intanto l'invito, l'invito ovviamente, come sembra, ma devo dire che ormai insomma, sembra quasi pleonastico, però perché l'ho fatto, state facendo quello di, con, di condividere. Intanto dice anche Nicoletta Mazza, ha condiviso anch'io, dice Valeria Reghi. Insomma, lo so, lo vediamo e fate le vostre condivisioni se potete, se volete, se ne avete piacere, sì, ma magari a volte ci si dimentica, si fanno tante cose. E sui vostri profili personali perché così facciamo crescere un po' di più anche questa comunità. Poi ci sono anche le, eh, le collaborazioni, diciamo così, che abbiamo instaurato con molto piacere con tante entità. Avete sentito prima eh, l'amico De Zan che ci ricordava appunto la nostra collaborazione con eh, l'importante pagina della radio su Facebook, che condivide addirittura la nostra diretta. Allora, anche per il piacere di Nicoletta Mazza e delle altre amiche d'ascolto, eh, diamo la parola a Roberto Cima dalla, dalla redazione e poi torniamo Ancora un po' con Giorgio a raccontarci, a raccontare, ma soprattutto a farci raccontare chi sta sei... Allora, Bottura, poi preparatene un altro, eh? Pensaci, eh? Adesso vediamo, <ride> ce l'hai? Vediamo, vediamo eh. se ci sono andato. <ride> eh, vabbè, eh, no, eh, vabbè, vabbè. questo ce lo devi dire te. Vado che. Vediamo. Piattaforme che ci onorano della loro collaborazione ripetendo o condividendo la nostra trasmissione, benvenuto in diretta. Vogliamo ricordare il portale di Genova ma anche Atlovers Piemonte per non dire dei numerosi gruppi Facebook che gentilmente ci ospitano. Sono arrivo anche numerose novità come la diretta su Instagram. Vogliamo ringraziare oggi, in modo particolare, il gruppo La Radio su Facebook che ritrasmette il nostro programma a mezzogiorno, ma condivide anche la nostra diretta. Grazie a tutti e adesso vediamo la clip. 2022 motivi per seguire la radio su Facebook. Condividila con i tuoi amici! Ecco qua, no, penso che insomma, sia anche importante dare valore a questo tipo di collaborazioni sui social, su Facebook, perché insomma, ci sono tante realtà eh, che, devo dire, eh, molto, secondo me in maniera molto opportuna collaborano tra loro in maniera tale da dare più ampia diffusione a tutto ciò che eh, fanno. E Ci pare insomma, che questo sia il segno giusto, il segno da, ehm, da proseguire e praticare. Allora aspetta, no, vai, qui diamo, diamo spazio a Giorgio alle domande. Allora, Enrico Nicolini chiede la relazione tra bello e buono quanto incide, chiede Enrico, uh, su qualsiasi tipo di cucina, stellato o no? Allora diamo la priorità alla risposta, in questo caso poi anche la tua valutazione. Relazione sì. tra bello e buono? Allora, grazie Enrico per la domanda, perché introduce un argomento che di cui vale proprio la pena parlare, ossia. Quando abbiamo davanti un piatto, secondo me dobbiamo goderne il più possibile. Se ci lanciamo sopra e lo mangiamo, godiamo tanto così. Ma se ci soffermiamo a odorarlo e per di più anche a guardarlo, riusciamo a goderne appieno. Qui, secondo me, non c'entra tanto cucina stellata, cucina non stellata. La cucina, diciamo, gourmet tende di più a dare un. Um, un apporto anche visivo al piatto come impiattato. è impiattato. C'è anche tanta scenografia, talvolta i piatti vengono completati al tavolo davanti al cliente, è anche una tecnica per coinvolgere il cliente e farlo sentire parte di, di tutto quel cinema che è, il mondo, che è la cucina, di cui chi come me, e come tanti di noi, apprezza soltanto quando stai seduto al tavolo, però il piatto nasce di là, nasce da, dalla cucina, arriva davanti e la prima cosa che facciamo è che lo guardiamo. Lo guardiamo e già questo ci deve convincere, no? Tipo, un, un, mi viene in mente un piatto di minestrone. Chi ci mette il pesto e chi non ce lo mette? Il pesto tirato qui, il pesto tirato là, metto qui, metto... Potrà, può essere più bello da vedere o meno bello da vedere. Una cima con una fetta tutta sbriciolata, messa male, è ugualmente buona di una bella fetta composta, ma la fetta bella composta ci fa forse venire voglia di prenderne un'altra. Quindi la relazione tra bello e buono... Non può essere disgiunta, secondo me. Non ti dico che se è bello è anche buono, ma sicuramente se riesci a accoppiare il bello con il buono hai creato un piatto indimenticabile. Che tu sia un tristellato, che tu sia semplicemente una persona che si fa da mangiare per. No, no, assolut assolutamente eh, allora facciamo eh, così chi ti sei preparato No, chi ti sei preparato tu te vuoi rivolgere la domanda andiamo no e eh, voglio dire, dire butta lì allora bottura. poi dopo un altro che hai visitato faccio po'. Allora, no, un altro che vuoi visitato... anche l'occhio vuole la sua parte no ma Nicoletta eh, Marzo no. quando dice che l'occhio vuole la sua parte intende anche altre cose ha guardato Roberto Cima io ve lo faccio vedere perché lei, ecco, no, scusate, è eh. bentornato Roberto Cima con tanto di cuoricini. Quindi quando lei dice l'occhio, la no, scherzo, eh, è vero. Anche lei, ha ragione Nicoletta. Morto, morto, ancora molto i suoi piatti. Dai, allora, sparano un altro. Allora, uno dei. Non ti dico, secondo me il migliore perché è proprio. No, vabbè, lascia il tempo che sì, trova, non, sì, non sì, esiste. Sì. Ti posso dire un posto, un ristorante dove mi sono. Emozionato a tal punto che adesso la gente riderà, però no. oh, mi sono proprio commosso e, e, e ho pianto con lei. Ti parlo di Nadia Santini, ristorante al no. pescatore Santini. Nadia Santini, assieme al marito Antonio, sono titolare di questo ristorante che è il più longevo e tristellato italiano. E fa parte della, della, del gruppo delle soste eh, Relè Chateau. È un'esperienza un tutto tondo, non si parla assolutamente solo di, di cibo. Ma la cosa impressionante è Nadia Santini, proprio lei, è di una pacatezza, di una quasi timidezza, di un, ha un tatto nel rivolgersi alle persone, non come tanti ristoratori con il classico. Escono in sala, come va? Tutto bene? Sì, grazie. E quasi della risposta non gli importa molto. Nadia Santini si ferma con te e parla con te. È, 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 si disgiunge dalla cucina e ti arriva diretta al cuore. So che forse se parlare di ristoranti no, 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 famiglia, persone, è, un po', è un po' no, strano, mai, però mai, quello rende l'esperienza veramente indimenticabile. E poi ve lo devo dire: i tortelli di zucca del ristorante al pescatore, se potete. Provateli almeno una volta. Eh, eh, no, cioè, e non eh, una buona cosa. Ah, beh, beh, beh. Ma tu Giorgio, poi ogni tanto passi da qua e ci racconti ancora di queste tue avventure. Eh, in tema di questioni indimenticabili, eh, Enrico Nicolini non può mai dimenticare il nostro meteo. Quindi, noi glielo facciamo, glielo facciamo vedere. Chissà che tempo farà, non lo so. Non... <ride> si sono Anche l'occhio la... vuole la sua parte. Anche l'occhio vuole la sua parte. Si sono, affaccia... si sono affacciata hanno visto che tempo fa, non lo so. Magari da, da casa loro. Vabbè, vediamo, è così. Ben ritrovati! Dite che piove? Cielo molto nuvoloso sulla Liguria. E colpa del vortice ciclonico. Nel corso di giornata potrà piovere anche se in serata andrà un po' meglio. Farà anche più freschetto. Copritevi, raffreddori in agguato! mi chiedo come si possono fare le previsioni così, però vabbè insomma vale va la pena, abbiamo contato anche Enrico Nicolini, siamo quasi al eh, termine allora tanto io come sempre ringrazio anche non li chiamo sponsor ma eh, amici che ci danno la possibilità come dire di eh, continuare a portare avanti questo tipo di di divertimento, ecco perché insomma, poi se non ci divertissimo non lo faremmo. Eh, allora, intanto saluto amico tra gli amici anche Alessandro Dentone, grande chef dal Levante. Eh, ci dovevamo sentire, Ale, quanto la missione perché è un po' che ci manchi, quindi insomma, una di queste mattine ci colleghiamo anche con te. Enrico Nicolini, il tuo metodo è sempre bello anche se piove. Vabbè, un altro che è di parte. Va bene, allora siamo giunti quasi al eh, termine. Io ti voglio chiedere ancora una cosa, però. Uh, voglio dire, la recensione in senso, in senso lato. Ora andiamo, uh, voglio dire, sai, tu sai che poi c'è, non te lo devo certo spiegare io sul discorso, ad esempio di TripAdvisor, che io considero uno strumento molto complicato, che va compreso, che va spesso anche è dominato ma non la considero una recensione considero degli apporti che vengono fatti da persone che comunque con loro pieno diritto eh, perché hanno pagato e se hanno pagato hanno diritto di comunque esprimersi poi a volte ci si esprime in maniera ovviamente mh, poco urbana, poco civile o poco appropriata ma questo è un altro discorso poi ci sono invece le recensioni quelle che noi addetti i lavori eh, spesso portiamo, portiamo avanti Ecco, io non ti dico tanto, la stroncatura netta, cioè, è giusto, io ti chiedo andare una sera in un ristorante, salire due ore e poi stroncare di netto, stroncare di botto, oppure eh, voglio dire la recensione qualcosa di più, eh, magari voglio dire soffermarsi un attimo di più, eh, cercare di capire perché magari. Quella cosa non è andata bene. Poi si scrive quello che si deve scrivere in piena coscienza e ci mancherebbe. Ecco, io non ti chiedo tanto l'elogio, quanto la stroncatura. Quali sono i limiti? Se ne ha ovviamente i limiti, la stroncatura. Allora eh, è un argomento molto interessante perché sottolinea la potenza dirompente della parola scritta e pronunciata. Questo è incredibile. Ci sono fior fior di. Eh, critici non gastronomiche o personalità di questo mondo che definiscono effettivamente la, la penna una spada e può essere tale. Passare due ore in un ristorante, magari essendoci stati una sola volta o magari solo due volte e poi procedere come uno schiaccia nel distruggere centinaia di prove fatte dallo chef o dalla chef senza magari aver avuto l'opportunità di andare un pochettino dentro, secondo me è una... È una cosa che si può evitare, si può evitare perché, come ho detto prima, ciò che noi mangiamo quando ci viene servito, ricordiamocelo tutti, non è mai frutto di una buttata di un estro di quel momento lì è sempre frutto di lavoro, enorme lavoro di prove di fatica, di notti insonni. Perché il lavoro dello chef è anche questo: servirci da mangiare, ma servirci la cosa migliore che può. Quindi. E qui vengo alla seconda parte della tua domanda. Ha molto senso avere l'opportunità di fermarsi a, a parlare con, con lo chef, col personale, ma non solo col personale di cucina, ma anche di sala, perché alla fine il ristorante è un'entità che ti arriva tutta insieme. Siamo abituati a, a, a giudicare il ristorante solo se il piatto di pasta asciutta era buono. No, questo è un giudizio molto di primo livello, dico io. Molto superficiale. Valido eh? per carità, però superficiale. Bisogna sempre andare un po' sotto perché tante volte si trovano aspetti migliorabili nella cucina, io, io stesso sono abbastanza... No, ma questo non vuol dire, su no, questo. Il però caso di, si parla sempre, no, io sempre, 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 sempre parlo con, con la cucina perché non credetevi, tutti i ristoranti da chi di stelle non ne ha e non ne avrà mai, a chi di stelle ne ha tre e oltre... Tutti commettono, tra virgolette, tutti hanno degli aspetti migliorabili, non tanto in termini di gusti, perché i gusti sono proprio democratici, non... <ride> Nessuna ragione, nessuno ha torto. Tu hai i tuoi o hai i miei, e va bene così. No, ma Però, vero. ci sono proprio aspetti tecnici che certo, certo. no, sono, fanno riferimento a una tecnica quindi, o è giusta o è sbagliata per quello senso vale? della recensione sempre. i gusti non si discutono qualcuno due giorni prima di noi <ride> due giorni prima di noi lingua, eh. Eh. però Brabe. vale sempre la pena dare la parola a tutti gli attori che hanno, che hanno partecipato alla scena del tuo pranzo del tuo pasto e poi io suggerisco sempre di utilizzare dei toni morbidi anche per magari eh. identificare un aspetto che può essere migliorabile e poi, se il tuo pasto è stato un totale disastro, se poi non scrivi, oppure eh, a volte io anche eh, dico: Ma magari un, un ristorante va come dire un po' conosciuto prima. per cui, Ma questo lo dico anche alle persone che oh, dicono: ma eh beh, ho capito, ragazzo mio prima di andare, di entrare in quel ristorante, ma solo anche semplicemente per mangiare, magari se ti informavi un po' meglio, riuscivi, come dire, a avere sì. una serata migliore. Ma su questo, se, se vorrai, ehm, eh, ritorneremo Giorgio. Allora, bisogna sempre ricordare che gli alimenti sono sempre gli stessi, il modo di lavorare a sempre eh, che cambia. Sì, poi la scelta delle materie prime, però ho capito il senso di quello che diceva, ovviamente, Enrico. Allora, Giorgio, ce ne andiamo. Ce ne andiamo. Adesso mi signa... hai fatto venire fame, mi eh, rimane io difficilissimo capito, no, di hai lasciarvi. Già fatto, hai già fatto colazione? <ride> sì, dai, no, sei già... io eh, La mia giornata no. inizia un po' presto. <ride> ti immagino, con il piccolo. Eh, Ho no, abbiamo, che... abbiamo, già fatto, abbiamo già fatto colazione con Fortunato, col suo... Ovetto da duetti di, di crema, quindi insomma, voglio dire, un cucchiaio. Io, ti ti sì, un cucchiaio. io ti ringrazio, eh, voglio dire, se passi di qua, eh, sai che puoi salire, ecco. questo è la tua casa, ovviamente, come quella di tutti gli amici che spesso e volentieri spero insomma, eh, volentieri ci, ci raggiungono. Grazie, grazie a Giorgio Serini per essere stato eh, con noi. Io ti, ti saluto, ti rinnovo appunto, l'invito. Eh, Vado ai saluti, ciao Giorgio, grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie. Marco e ciao a tutti. Allora, salutiamo anche Giorgio Minestrini, Accademio della Cucina. Eh, ci ha raccontato. Alcuni segreti dei ristoranti stellati di alcuni piatti molto piacevole. Eh, grazie per essere stati con noi. Come sempre, appassionati e numerosi, eh, devo dire, ci vediamo domani mattina alle 7.30 rigorosamente live. Invece, lo sapete, ci potete vedere in tutte le condivisioni. Intanto, salutiamo ancora, ce ne andiamo anche con i saluti di Nicoletta Matta stai taned, Nicoletta. E, e niente, io vi ringrazio, ci potete seguire in corso di giornata. In tutte le condivisioni eh, anche quelle sui vostri profili se potete se volete se vi ricordate fatelo ma anche su tutti ehm, tutti i social su cui potete trovare poi eh, benvenuto in eh, diretta noi ci vediamo domani vai con la sigla però di santorcese vi invita a seguire benvenuto in diretta